Facciamo un salto veramente spazio-temporale e ci catapultiamo a Washington con il nostro Stefano Salimbeni. Continuiamo infatti il nostro viaggio a Washington, lo facciamo tra delle stelle, o meglio tra chi le stelle le osserva, le studia, ma anche mette a punto dei sistemi o comunque dei modi di raggiungerle, come Eleonora Troia e Veronica Bindi, entrambe scienziate in forza alla NASA. Vediamo il servizio. Tipicamente non ci sono posti disponibili per non cittadini americani, però per l'argomento di cui mi occupo e in base al mio curriculum hanno accettato di prendermi qua. Qui si decide cosa la NASA farà in futuro per i prossimi 10 anni, 15 anni. Ad esempio, era nostra intenzione comunque tornare sulla Luna, e l'idea di questa missione è questa volta di restare per imparare tutta una serie di tecnologie, tecniche, modi di sopravvivenza nello spazio che ci saranno utili per poi la missione vera e propria verso Marte. Mandare gli astronauti su Marte è una cosa estremamente più complicata soprattutto per la radiazione, che è quello che studio io. La radiazione crea dei danni alla cataratta, aumento del rischio di tumori, può fare danni anche al DNA. Come ci si protegge? Degli scudi fatti di diversi materiali e vengono posizionati anche nelle parti del corpo, e quindi verranno fatte delle tute proprio per coprire degli organi vitali che sono più sensibili, ad esempio, ai tumori. Io esattamente ho lavorato per la maggior parte della mia carriera per uno strumento che abbiamo sulla stazione spaziale che misura particelle che vengono dallo spazio. Chi sono poi i progenitori di queste particelle? Infatti. Sono sostanzialmente le supernove, delle stelle molto grandi che, arrivati alla fine della loro vita, la stella collassa e esplode. Da questa esplosione bellissima vediamo tutte quelle immagini che gli astronomi ci mostrano di queste nebulose fantastiche, e sostanzialmente queste particelle poi viaggiano e arrivano fino a noi. Io studio queste esplosioni stellari, lavoro con questo satellite SWIFT, a cui partecipa anche l'Italia. E questo satellite monitora il cielo, e ogni volta che c'è un'esplosione nel cielo noi riceviamo un messaggio nel telefonino. Telefonino? Ci squilla il telefono a qualsiasi ora del giorno e della notte. È scoppiata una stella? Esattamente, è veramente così. Chiaramente la stella scoppia quando vuole. Esatto, a tutte le ore, in qualsiasi momento, anche da Natale, Pasqua, quando esplode la stella, bisogna reagire, bisogna capire se è una cosa molto interessante. E allora, se è interessante, quello che faccio io, organizzo una campagna con altri telescopi. Con che frequenza scoppia la stella? Ma con SWIFT ne vediamo un paio alla settimana. Il NASA Goddard è un centro molto grande, e quindi ci occupiamo di un sacco di cose, dallo studio del clima allo studio delle stelle e pianeti più vicini, e mentre io invece guardo all'universo lontano. Per esempio, questa luce associata alle onde gravitazionali che noi abbiamo visto 2 anni fa, in realtà l'esplosione è avvenuta 130 milioni di anni fa, quando sulla Terra c'erano ancora i dinosauri. Ma noi vogliamo spingerci ancora più in là e proprio riuscire a vedere i primi istanti di vita dell'universo, quindi parliamo di miliardi di anni fa. Costruiamo anche le missioni qui, per esempio qua è stato assemblato lo specchio del James Webb Telescope che vedete alle mie spalle, il successore dell'Hubble Space Telescope, e guarderà una finestra dell'universo che Hubble non può accedere, che è la finestra dell'infrarosso. Senta, quanta Italia c'è qua dentro e quanta Italia c'è nello spazio?
Ma considerando il nostro paese è abbastanza piccolo, c'è una grande comunità di italiani che lavora sia nel settore ingegneria spaziale sia anche nella ricerca scientifica. In tutta questa storia? In Italia io non avrei mai, difficilmente avrei potuto fare, venivo considerata troppo giovane, mentre qua se vedono che sei in gamba ti si aprono le porte anche di occasioni importanti. C'è molta Italia nella NASA, tanti italiani perché sostanzialmente ancora per gli italiani la cultura conta e quindi abbiamo delle università, delle scuole che preparano soprattutto chi ha voglia di fare, direi, e quindi è un ottimo trampolino di lancio. Diciamo che tutto ciò che ruota attorno all'universo, insomma le stelle, i pianeti, è estremamente avvolgente.